faccia. Quindi dalla Spagna abbiamo la signora Flora Anna Reghera. Ecco questo shot in break, vuole vedere il giudice che cosa contiene all'interno, vedete, e che cosa contiene. Abbiamo, non lo sappiamo, però dentro c'è qualcosa. Una volta si portava tutto quello che serviva per fare un picnic. La signora è elegantissima. Salutiamo con un grossissimo applauso da Cinquano Arroz, presto in show lo scorso anno con questa meraviglia di attacco. Saluto anche a lui e intanto chiediamo alla musica per accompagnare questi meravigliosi attacchi che stiamo vedendo nel parterre, perché ne sta arrivando un altro che veramente vi toglierà il fiato. Signori, stiamo vedendo la parte finale di questo concorso con carrozze, attacchi molto impegnativi per il numero di cavalli che richiedono, la quantità di personale, perché è un sacco grande, con cavalli molto imponenti, perché non c'è armonia. Invece quelli che stiamo vedendo sono veramente di grande armonia. Se volete notizie, qua ci sono i nostri Etrian e tra poco l'ingresso avremo un altro tiro a quattro. Intanto informo che Matteo Pellicer nella sua categoria aveva già vinto la Venaria Reale con i suoi 4 corse e che in giugno si è classificato al secondo posto per 2 volte, ha sfiorato il podio, ma quest'anno mi sa che ci punta davvero. Guardate come saluta il portiere con la pista. Italia, provincia di Brescia, viene da Piemonte, da Alessandria, un applauso, anche lui è
uno dei nostri affezionati è Roberto Bergaglio. Roberto Bergaglio con 4 metri. Volevo parlarvi di questo portiere affezionato perché con il suo papà, che nessuno di noi può dimenticare, che è Santino Bergaglio, è stato chiamato a inaugurare la boutique di Hermé DRS a Portofino. Fantastico. Ma non solo è stato chiamato in varie occasioni per manifestazioni di grande importanza, anche nelle grandi eleganza. Quindi, applauso anche per Roberto Bergaglio. Il passaggio ravvicinato è stato un pochino problematico, ma niente di che. I grandi portieri 1 e un tanto fino a quattro di ingresso. Postazione 2, Matteo Kellis, postazione 1, Roberto Bergaglio, e adesso vediamo chi viene da noi. Quando io dico state qui fino alla fine, perché so che alla fine avrete molte, molte sorprese, avrete da sgranare gli occhi. Guardate anche i passeggeri.
aperto, sì, può solo garantirlo. Noi la via reale, il gruppo italiano attacchi. Ecco, José Borrego, numero uno, un bellissimo omnibus privato. Andavano anche con altre carrozze al seguito, che portavano anche dei mobili, perché in campagna si fermavano due o tre mesi. Sapete, erano signori che avevano comunque le loro rendite che funzionavano lo stesso, non dovevano timbrare i cartellini. Quindi, omnibus privato, prima abbiamo visto un omnibus pubblico. Vedete questi finimenti che sono tipici spagnoli. Grazie.
sono finito? Sì. Ok, merci. Merci. Qui, qui, qui. Thank you.
cose praticamente costruiscono davvero, davvero, malamente. Competizioni con i coach, le gare di regolarità, e i ricchi usavano i coach per andare alle corse, per fare i picnic la domenica. Allora si andava col coach a vedere la corsa, si faceva il picnic magari sulla carrozza, perché c'erano tutte le attrezzature, guardate che c'erano tutti i bauli nei quali si teneva. Ugo Cei, spendiamo una parola per Ugo Cei. Ugo Cei è un appassionato di attacchi sportivi, ma anche attacchi in eleganza, ha sempre strabiliato qui alla Venaria Reale, e l'anno scorso, dobbiamo dirlo, ha vinto qui alla Venaria Reale con un'altra carrozza, non era un coach, ha fatto la sua grande figura e l'anno scorso ha vinto anche il premio delle nazioni in combinazione con un altro attacco da Lanzani per trasporti tra una città e un'altra. Applauso. Basta!
è vero che sono avuti gli attacchi, è vero che li avete applauditi all'ingresso, ma signori, applauditi anche in uscita a queste meraviglie, soltanto perché sono belli, perché sono bravi e perché sono riusciti con uno sforzo incredibile a arrivare qua. Ugo Cei, è vero, viene da Alessandria, ma sono giorni e giorni di lavoro organizzare un attacco del genere. E non mi chiedevano alcuni signori del pubblico, ma davvero vengono dalla Spagna gli altri? Sì, davvero vengono dalla Spagna e si muovono con gli occhi di cuore, con un grosso applauso per essere qui con noi. Grazie Ugo per questa meraviglia che ci offri, la Venaria Reale veramente è una Venaria Reale, cioè il meglio degli attacchi d'Europa e ti applausi. Niente, ma è una carrozza firmata italiana, è una carrozza italiana di Belloni, Milano, della metà dell'Ottocento, cioè cavalli spagnoli, tiro a 4 alla Rumont, e di Antonio Michele Giulio Maglia, grazie di questa cosa che solo la legge di Venaria può offrire in questo modo splendido, con questo contesto meraviglioso. Un applauso finale, ma io non ho finito per il pubblico. Domani, appuntamento.